Ecco, una parete di francimento di olivo allevato a monoasse, quindi abbiamo un asse centrale che svetta verso l'alto, pulito per i primi 80 centimetri e ha il compito di costruire la pianta, possiamo arrivarci fino a 7 metri. Adesso abbiamo raggiunto i 4 metri dopo 3 anni. Le piante sono messe a dimora a circa 1,20 m, 1,5 m. Quindi ognuno ha la sua postazione, viene irrigato e nutrito come un normale frutteto, questo è molto importante, dove abbiamo praticato negli anni degli interventi, dei tagli che servono semplicemente a favorire lo sviluppo dell'asse centrale. Ecco, quando abbiamo rami delicati li lasciamo stare, non ci interessano. Quando invece abbiamo rami vigorosi che vogliono in un certo senso entrare in competizione con l'asse centrale, li interrompiamo e diamo la possibilità poi sia ai rami deboli di nutrirsi bene e produrre, ma poi di ricostituire altri rami che comunque arrestano la corsa della competizione. Questo ci dà la possibilità di creare un monoasse, che è importante, quindi una parete che poi è larga non più di un metro, 1,20 m, e che porremo nella direzione ortogonale del vento dominante, in questo caso ecco l'ovest tramontando, quello è il nord, quindi in questo caso abbiamo perfettamente una parete che intercetta il nord-ovest, quindi il maestrale. E cosa abbiamo deciso di coltivare, di proteggere da un'altra parte? Ecco, un mandorleto. Un mandorleto ad alta densità che si prepara quindi alla produzione, e quindi questo connubio parete, frangivento, mandorleto è perfetta perché ci dà la possibilità di avere una coltivazione a duplice attitudine, quindi possiamo anche fare una buona olivicoltura non necessariamente dedicando un appezzamento all'olivo, ma dedicando i perimetri, sono tanti. Considerate che la formula che impariamo sin dai primi passi negli istituti agrari, no? Ci insegnano che per ogni metro di altezza noi proteggiamo circa 9 metri di lunghezza. Quindi se noi riusciamo a creare una parete che va oltre i 6-7 metri, per il momento abbiamo detto che 4, andiamo a proteggere circa 60-70 metri. Quindi ogni 60-70 metri noi potremmo disporre questa parete e quindi avere sia l'effetto di protezione dal vento. Ricordiamo che il mandorlo è vero che ha bisogno di ambienti dove c'è circolazione di aria, altrimenti poi abbiamo i soliti problemi di crittogame, di scarsa impollinazione, ma è anche vero che se abbiamo dei forti venti, questi soprattutto in occasione delle fioriture possono danneggiare il fiore, quindi è importante ridurre la velocità del vento e lo facciamo attraverso queste pareti che poi, se coltivate bene, danno anche i loro risultati economici, quindi produrranno anche le olive. Ovviamente avremo l'accorgimento, adotteremo anche, diciamo, l'idea, soprattutto in queste aree della Puglia, siamo in agro di Castellaneta, in un'azienda Laghezza, di mettere varietà che sono tolleranti o resistenti alla xylella. È chiaro che non andiamo a costituire pareti frangivento con varietà che possono essere, diciamo, sensibili. E questo ci consente di sostituire gli oliveti, ma nello stesso tempo di non rinunciare alla buona produzione di olio di qualità, perché possiamo immaginare che praticamente queste drupe che stanno sempre su rami, diciamo, in un certo senso sempre rinnovati, perché questa parete va con questi tagli di ritorno rinnovata continuamente, produrranno dei frutti che sono sempre di ottima qualità e quindi daranno sicuramente un olio fragrante, un olio buono, no? Quindi non rinunciamo al terreno, quindi lo possiamo adibire magari a delle coltivazioni intensive come il mandorlo, però nello stesso tempo non rinunciamo nemmeno alla coltivazione di un olivo, però con l'idea di creare questo monoasse portante. Ecco, da qui i primi 80-90 centimetri sono puliti e poi ci sono le varie diramazioni che noi di tanto in tanto andiamo a rinnovare, ecco, con queste famose speronature che abbiamo imparato anche nelle altre forme di allevamento. Con questi tagli di ritorno noi rinnoviamo la pianta, ma non la rinnoviamo verso l'esterno, non abbiamo bisogno di occupare spazio, ma la rinnoviamo sempre
verso l'interno, quindi dove comunque c'è possibilità di avere anche una maggiore produzione. Ecco, andiamo a scoprire le piccole drupette che intanto si stanno sviluppando. Non abbiamo bisogno di fare grandissima produzione, grazie a questo metodo abbiamo una produzione non altissima, ma una produzione costante, quello è molto importante. Ogni anno questi risultati, perché abbiamo sempre una quota di rinnovo della nostra vegetazione, questo è molto importante. E quindi, siccome abbiamo alta densità, perché stiamo parlando di piante, ecco qui magari sono a 1,70 m, ma io direi spingiamoci 1,20 m, 1,30 m, quindi questo ci consentirà di avere delle branche più corte, dei rami più corti e quindi sicuramente dei vantaggi, più piante, più efficienza da parte della pianta e quindi sicuramente più produzione. Immaginate questa produzione che dagli 80 cm che abbiamo detto, perché per 80 cm deve essere ben pulita, perché deve passare aria, questo è molto importante, deve circolare l'aria per il nostro frutteto, fino a 6-7 metri di altezza. Siamo 3 anni e sono già 4 metri, 4 metri e mezzo. Io penso che in altri 2-3 arriviamo ai famosi 7, se non di più. È una meraviglia vedere questa imponenza di piante giovani, ben strutturate, ben equilibrate, con, vedete come si vede la luce che passa, vuol dire che passerà anche l'aria, passerà anche il vento, ma deve passare, deve essere semplicemente ridotto il suo impeto, la sua forza, perché potrebbe danneggiare le nostre piante. Solo questo. E il bello che però ogni anno, nonostante abbiamo la produzione, come abbiamo sempre detto, equilibrio tra produzione e vegetazione, il nuovo che si rinnova e rinnova continuamente e che sarà pronto per l'anno prossimo, ma senza rinunciare alla produzione. Quindi produzione e rinnovo, produzione e rinnovo anche nelle parti interne, dove abbiamo appunto fatto questi tagli di ritorno, e quindi le ramificazioni cominciano anche a rinnovarsi nella parte interna. È un sistema di allevamento semplicissimo, basta capire 2-3 meccanismi e sicuramente abbiamo una pianta favolosa. Abbiamo anche fatto dei corsi quest'anno di potatura dell'olivo e non abbiamo rinunciato anche a dire di come costituire una parete frangivento. C'è una tecnica, l'albero del frangivento non è una pianta abbandonata a se stessa, ecco, affacciamoci dal vicino. Ecco, una pianta così abbandonata a se stessa, questo non è un frangivento, questo ci avrà almeno 20 anni. Ecco, la tradizione spesso ci porta anche informazioni sbagliate. Il nuovo che avanza. La tradizione. No, non vogliamo questo. Vogliamo questo.